Ciao ragazzi, oggi vi presento un gioco particolarmente divertente per le situazioni simpatiche che si possono creare. Si chiama Baciami Adesso, lo consiglio per i ragazzi sopra i 12-11 anni in su. Per gli adulti è decisamente ancora più divertente, quindi un gioco veramente senza età. Ma partiamo subito a spiegarvi questo gioco. Abbiamo un volontario che si metterà al centro. È bene giocare per questo gioco al minimo in una 16-20 persone almeno, perché questo gioco funzioni bene. Quindi può essere un gioco da fare ad una festa, ad un ritrovo, un compleanno e via dicendo. Allora, dicevo, un volontario e mezzo, quindi o uomo o donna indifferente, ma è importante che per l'esempio noi scegliamo un genere. Mettiamo che in mezzo ci sia una ragazza, quindi una femmina, mentre intorno al cerchio andranno a alternarsi uomo, donna, quindi maschio, femmina e via dicendo, quindi pian piano per tutto il cerchio, 1, 2, eccetera, e avremo tutto il cerchio così di persone che sono quindi o maschio o femmina. Qui al centro abbiamo detto abbiamo il nostro volontario che è femmina. A questo punto numereremo le persone che si trovano lungo il cerchio con partendo proprio da 1, quindi 1, 2, 3, 4, eccetera. In questo modo tutti i maschi avranno un numero, dispari, e tutte le femmine avranno invece un numero pari. Quindi le femmine avranno un numero pari in questo caso. Questo è molto importante perché cosa succede al via del gioco? Al via del gioco la nostra femmina al centro deve chiamare innanzitutto un numero pari, quindi le femmine devono sempre chiamare per prime le femmine, quindi deve chiamare ad esempio il numero 4 e poi deve chiamare un maschio, quindi ad esempio il numero 1, quindi deve, ogni volta chi sta in mezzo deve chiamare due numeri. Cosa succede? Succede che la femmina numero 4 deve un attimino aspettare chi è il numero 1, ma l'obiettivo vero c'è il maschio numero 1 che deve riuscire ad andare dalla femmina al centro a baciarla, quindi a farle un kiss del caso, no? Quindi il maschio deve raggiungere la femmina al centro e cercare di baciarla sulla guancia. La femmina numero 4 che è stata chiamata deve cercare di intercettarlo, bloccarlo e cercare in tutti i modi di baciarlo a sua volta sulla guancia. Il baciatore sarà la persona che vince questa sfida, quindi se il maschio riesce a baciare questa femmina ha vinto lui, se la femmina riesce a baciare il maschio ha vinto lei, chi vince finisce in mezzo e può fare un'altra chiamata. Ovviamente i modi per bloccare la persona che è stata chiamata al centro sono pressoché infiniti, diciamo tutti validi a parte quelli evidentemente scorretti. Le situazioni che si creano, ribaltamenti, capottamenti, movimenti eccetera, sono veramente simpatiche e buffe. Mi raccomando di restare sempre ai confini del cerchio di gioco. Per qualsiasi domanda, dubbio eccetera sul gioco potete commentare qui sotto sul video. Invece per restare aggiornati su prossimi tutorial di giochi potete cliccare qui sopra sul canale di giochi per bambini e ragazzi e iscrivervi qui su YouTube. A presto, buon gioco a tutti, ciao ciao, Davide!